sono state molte le iniziative organizzate con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale per il Giorno della Memoria. Al Teatro Carignano di Torino, il 23 gennaio, si è svolta una lettura scenica di Walter Malosti con testi tratti dall'Inferno di Treblinka del corrispondente di guerra Vasilij Grossman e dal rapporto sull'organizzazione igienico-sanitaria di Auschwitz di Primo Levi e Leonardo De Benedetti. Nel nuovo Lager nulla era pensato per la vita, tutto era inteso per la morte. La sua esistenza, così aveva deciso Himmler, doveva restare assolutamente segreta, nessuno doveva uscirne vivo. I treni arrivavano a Treblinka per 13 lunghi mesi. Ogni convoglio aveva 60 vagoni e su ogni vagone era scritto un numero col gesso: 150, 180, 200. Il numero delle persone che trasportava. Tra le iniziative al Polo del Novecento di Torino, dedicate alle scuole, sono state proiettate due pellicole sul dramma della Shoah. Vento di primavera di Rose Bosque, che ripercorre il dramma dei 13.000 ebrei parigini rastrellati e deportati, e Il giardino dei finzi contini di Vittorio De Sica, che racconta l'esistenza di un'antica famiglia ebraica di Ferrara sconvolta dalla persecuzione razziale e dalla deportazione. L'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza ha inoltre organizzato un incontro dedicato al generale Emanuele Balbo Bertone di Sambuì, trucidato il 28 gennaio 1945, e ai militari internati nei campi tedeschi. Infine, il 26 gennaio è stata inaugurata la mostra Ricordi Futuri 2.0 con il Museo Diffuso della Resistenza, che rivive la memoria della tragedia attraverso interviste, documenti d'epoca, filmati, fotografie e oggetti originali.